colleghi consigliere comunale, signor sindaco, signore assessore, cari concittadini, non vi sarà difficile immaginare il sentimento di emozione che provo in questo momento in cui, per volontà di questo consiglio comunale appena insediato, assumo per la seconda volta l'incarico di presidente del consiglio comunale. Desidero innanzitutto rivolgere il mio sentito sentimento di riconoscenza e gratitudine verso gli elettori che attraverso il loro consenso hanno permesso di eleggermi consigliere comunale, dandomi l'opportunità di poter rivivere l'esperienza più bella per chi come me ha sempre avuto un'enorme passione politica, essere cioè rappresentante della propria gente, della comunità in cui sono nato e cresciuto, di Grotte, la comunità che amo e ad cui sono profondamente legato. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per questa mia elezione a Presidente del Consiglio Comunale, elezione che mi carica di enorme responsabilità perché è avvenuta all'unanimità dei consiglieri comunali per la prima volta nella storia delle istituzioni municipali del comune del nostro comune. Grazie per la fiducia che mi avete espresso. Consentitemi in questo momento di esprimere un pensiero dettato dal cuore e che arriva dal profondo dell'anima, rivolto a mio padre, che rappresenta per me un punto di riferimento costante. Che rappresenta per me un punto di riferimento costante nel mio impegno politico. Grazie papà per avermi insegnato che le cose più importanti nella vita sono i valori umani. Il ruolo del presidente. Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo di fronte e pertanto non dobbiamo avere paura di scelte difficili e complesse, di scelte anche impopolari, se queste contribuiscono al bene comune. Tutti insieme, amministratori, dipendenti comunali, cittadini, associazioni, comunità parrocchiale, dobbiamo impegnarci, dobbiamo essere protagonisti attivi della comunità in cui viviamo. Sta a tutti noi impegnarci, parlare con lo stesso linguaggio, offrire l'immagine e la sostanza di una comunità coesa e determinata, nello spirito solidale e laborioso che ci ha sempre contraddistinto. Lavorando insieme, facendo squadra, possiamo farcela. Le elezioni amministrative che si sono svolte il 28 e il 29 maggio scorsi e la mia odierna rielezione a Presidente del Consiglio Comunale giungono nell'anno 2023. È l'anno, il 2023, che segna i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, il prete educatore, colui che ha introdotto tanti giovani all'impegno civile e politico. Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, è pioniere di un modello educativo e pedagogico, meglio conosciuto Scuola di Barbiana, nella sua inimitabile azione di prete, di educatore e di esortatore all'impegno civico, diceva: «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio». Sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. Occuparsi dei problemi collettivi da solo è egoismo, occuparsene insieme è politica. E questo è l'insegnamento ancora attuale che ci trasmette Don Lorenzo Milani. Difficile trovare parole più efficaci ed appropriate per spiegare l'impegno politico. In questo modo ho sempre inteso il mio impegno in politica. E questo è il messaggio che ho mutuato da mio padre, e questo è il messaggio che voglio consegnare e testimoniare con il mio impegno da presidente di questo civico consesso. Grazie a tutti e buon lavoro.